Dopo 2 mesi di zona bianca, la Sicilia è appena ritornata in fascia gialla a causa del costante aumento dei contagi da coronavirus che ha caratterizzato soprattutto le ultime settimane. La novità principale sull'isola, che quest'anno ha registrato un boom di presenze turistiche superiore del 6% rispetto al 2019, riguarda l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto e il limite di 4 persone non conviventi a tavola nei ristoranti. Così come accade in zona bianca, poi gli spostamenti, compresi quelli tra regioni, sono liberi. Dunque non serve il Green Pass ed è possibile raggiungere sempre le seconde case. I ristoranti possono restare aperti sia dentro, con l'uso del certificato verde, che all'esterno senza certificazione. Per ora un danno non è, perché bene o male non ci sono grosse restrizioni, però psicologicamente la gente comincia a capire che andiamo verso la stessa storia dell'anno precedente. Dal 30 agosto per le strade sono aumentati i controlli da parte delle forze dell'ordine per vigilare affinché la gente indossi correttamente la mascherina. Se no veramente non ne usciamo più, ed è un vero peccato. Le regole sono importanti in una società. Non si può pensare perché siamo in Sicilia, le regole non esistono. Ma io mi sono accorta, io non vivo qua, anche se sono palermitana, vedo che però, diciamo al nord, fra virgolette, diciamo, fra il nord, c'è una maggiore attenzione nell'osservanza delle regole. Purtroppo per colpa anche di quelli che non si sono vaccinati e non si rispettano alcune cose restrittive che dobbiamo piangere di nuovo. Non cambiano le regole rispetto alla zona bianca per teatri, cinema, concerti, musei, stadi, palestre, terme, parchi divertimento, sale gioco, dove è possibile accedere sempre con Green Pass. Restano chiuse le discoteche come in zona bianca e nei luoghi di aggregazione è vietato ballare in pista. La Sicilia è ancora la regione con il maggior incremento di contagi in 24 ore. I nuovi casi di Covid-19 accertati sull'isola sono stati 1.600 su 4.257 in tutta Italia. La positività è salita al 14,23%.